Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video prodotti come sempre finiti, acquistati e alcuni da recensire non troppi, quindi dovrebbe essere un video vit vit. Partiamo da quelli finiti che ho nella mia bustina di Kiko di questo. Ops, mi sono toccata il rossetto appena messo. Oh my god, comunque, sì, è sempre nella bustina di Kiko. Iniziamo subito. Allora, questa è la colla tip della Essence della linea New Studio Nails Better Than Gel Nails. Non è finita, ma si è praticamente solidificata, quindi non regge più nulla, è diventato un pastrocchio esagerato, non regge neanche i brillantini sull'unghia. Ogni tanto li metto e nel giro di poco saltano, un giorno, massimo due, e saltano. Prima non me lo faceva, durava almeno 4-5 giorni. Poi ho finito, continuiamo in versione smalto. Questo smalto della Deborah doveva essere il 7 Day, qualcosa del genere, il numero 161, questo bel rosso fuoco. PS, mi sono scordata, lo dico in tutti, mi scordo in tut, mi dimentico in tutti i video. Dei prodotti finiti trovate la nuvoletta che vi rimanda al sito. Dicevo, trovate la nuvoletta che vi rimanda al secondo esatto della recensione, così se ve la siete persa o siete curiosi di vedere che cosa ne penso del prodotto, basta cliccare e raggiungete l'altro video. E poi ho finito della Maybelline, anzi stasera ho fatto l'ultima passata, era ormai gli sgoccioli, quindi l'ho buttato nella bustina. Questo mascara della Maybelline, il Ciglia Finte Volume Express. E infine ho finito della Idea Bellezza questo bagno doccia alla rosa. L'ho usato in palestra, mi è piaciuto tantissimo. Ora lo pulirò, toglierò l'etichettina e visto che sono 100 ml, lo userò nei viaggi o comunque quando ho tanti campioncini di uno stesso prodotto, per evitare di aprire ogni volta bustine diverse, io li metto dentro a questi contenitori un po' più piccoli, anche da usare in casa, sono molto comodi. Allora, le cose che vi mostrerò ora che ho acquistato le ho comprate diverso tempo fa e ve le dovevo già mostrare nel video precedente, soltanto che per dimenticanze varie mi sono dimenticata, mi sono scordata. Comunque, la prima cosa sono degli stivali, sono della dimensione modo. Sono, allora, stivali neri, questi qua col taccozzo doppio con la para militare, cioè questi, sono un pochino sporchi, scusate, ma li ho messi, sono di una comodità assurda. Sono made in Italy, comunque sono in dovrebbe essere pelle, non c'è più cosa, oddio, cercavo l'etichettina, boh, dovrebbe essere pelle se non erro. Nero, la particolarità, vabbè, a parte questa cosa tipo camperos, hanno anche la parte davanti più corta di quella, più alta di quella di dietro. Mi ha ricordato tanto lo stivale di Sailor Moon perché aveva la punta in avanti più alta. Mie fisime. Sono molto comodi, come stavo dicendo, hanno un tacco da 95 mm, quindi sono 9,5 cm di tacco. E ora ve le mostro. Allora, mia zia che ha perso il marito, quindi si sta togliendo tutto ciò che è colorato nel suo guardaroba, mi ha dato questa borsa cavalli. Allora, aspettate un attimo, non è proprio cavalli, è B cavalli. Vabbè, molto capiente, molto colorata, con le rifiniture in argento. Questa coda di cavallo qua si chiude con, non ha cerniera, ma si chiude con
il moschettone che va da una parte all'altra e si potrebbe anche richiudere sui laterali per rimpicciolirla un pochettino, anche se non la porto mai così, non mi piace. Poi dentro, vabbè, le solite tasche per i cellulari, la zip per io lo uso per i documenti ed è veramente gigantesca. Allora, per il mio compleanno, la stessa zia che mi ha dato la borsa di prima mi ha comprato un paio di vestitini di Diesegual della collezione invernale e questa borsa, anche questa gigantesca ma sottile, ha sia la manica da portarla così o a mano che la tracollina, poi a discrezione, tutta questa bella fantasia, c'è un bel fiore dietro, ha una cerniera, poi dentro la borsa, aiuto, mi sto inceppando, è in verde con solita cerniera per i documenti e solite due taschine, ma è molto profonda, c'entra quasi tutto il mio avambraccio. È in oddio, come si chiama? Lana e copelle, spero, credo, non lo so. Sempre per il mio compleanno, sempre la stessa zia, quest'ultima borsa piccolina della Jennifer Lopez, non so se si vede, nera con riferimenti in oro, dorato, ha la bretella che si può regolare fino a diventare lunghissima, dietro ha una cerniera, dentro è rosa, è troppo bella, fucsia. Carinissima, l'ho già riempita perché stasera è la borsetta che uscirà con me. Ecco qua, anche qua è fucsia, ha diversi scomparti, ovviamente la cerniera con la piccola taschina con il simbolo. Poi la borsa è divisa da quest'altra cerniera in mezzo. Diverse borse della, questa è la seconda della Jennifer Lopez che possiedo, tutti hanno questa particolarità di avere come se fosse un borsello all'interno per poter dividere meglio, cosa ottima. Comunque due scomparti e qua i due per io li uso per i cellulari, quindi questa. Poi sono passata da tutto 50 centesimi e gironzolando ho trovato questo borsello trasparente con una margherita in rosa, ovviamente, con la margherita ovviamente e in rosa ovviamente. L'ho pensato, vabbè, ora che sta arrivando l'estate per andare a mare, metterci, non so, costume bagnate, cose che devono rimanere separate, ma più che altro l'anno prossimo per la palestra. Per inserirci, che domani gioco, disputo l'ultima partita, quando vedete il video l'avrò già disputata, quindi non mi servirà più. Comunque per metterci all'interno la spugna, il detergente per farmi la doccia, tutto ciò che potrebbe bagnare il restante e dare un odore sgradevole. Ciò l'ho presa a 50 centesimi, si leva la paura, come si osa dire. Poi sono passata lo stesso giorno da Idea Bellezza, perché come avete visto mi è finito il mascara e gli sgoccioli, anche se questo è stato un acquisto tra virgolette forzato, perché ho ordinato il mascara da mia cognata che ha la rappresentanza Yves Rocher, soltanto che le offerte, cioè il catalogo scade a fine maggio, quindi i prodotti comunque mi arriveranno, il prodotto, solo il mascara mi arriverà a fine maggio e non potevo rimanere senza mascara, quindi sono passata da Via Bellezza e ho trovato questo della Revlon della linea Photoready 3D volume a 7,70 € invece di 10 € e qualcosa, non ricordo bene, e vabbè, da domani entrerà tra le cose che mi servono. Mamma mi ha comprato questa pinza per capelli rosa, molto carina, non so dove l'ha presa, comunque sono della Vanguard, non so, collezione Silver and Color, 2,79 €, pure i 9 centesimi. Oh my god, stasera è proprio tremenda. Poi ho fatto un ordine per mia sorella dal sito lentiamo.it, se non sbaglio, vi lascio giù nell'info box il link
al sito perché fanno delle offerte molto interessanti. Tipo mia sorella, le lentiglie che ho preso a mia sorella c'era lo sconto del più del 40%. E in più c'è tutta una politica di bonus, ogni tot euro vi danno un bonus che sono tramutabili o in sconto o in prodotti. Io ho deciso di tramutarli in prodotti, ve li faccio vedere. Comunque, sempre nell'info box vi lascio il link al video che ha girato The Gabri Shop, perché da lei l'ho scoperto questo sito che vi spiega tutto perfetto il funzionamento del sito. Comunque, io l'ho ordinata nel periodo di Pasqua, quindi non hanno rispettato tra virgolette la consegna, ma è stata una colpa mia, dovevo ricordarmi di prenotare prima. Però mi è arrivato tutto perfetto, il pacchetto perfetto, tutte le confezioni precise, cioè, oddio, come si dice? Vabbè, tutto perfetto, lindo e pulito. E in più, con questa cosa dei punti, mi sono fatta andare a prendere questo contenitore all'interno c'è la scatolina deliziosa, l'ho scelta io in rosa, vabbè, fisse mie. Oddio, se si riesce ad aprire, ho sbagliato lato. Comunque all'interno c'è una pinzetta per togliere la lentina senza toccarla con le mani, cosa ovvia e giusta, un piccolo contenitore per poterci mettere il liquido per le lentine con beccuccetto, comodissimo, e ovviamente un porta lentine rosa. Questo qua ora riempirò il contenitorino e me lo porterò tipo quando vado in palestra, perché mi capita spesso e volentieri che o le devo mettere quando sono già in palestra, o dopo l'allenamento non le sopporto più e le voglio togliere, mi dimentico sempre di portarmi il contenitore, quindi torno a casa con gli occhi, oddio, non ce la faccio più. Ogni tanto sclero. Poi mamma mi ha comprato della Derma Intensive Plus, un roll-on contorno occhi anti-rughe. Lenisce le rughe e aiuta a ridurre il gonfiore per tutti i tipi di pelle. Al Q10 più idrovitone 24 e burro di karité. Quando finirà il contorno occhi che sto usando in questo momento, passerò a questo qua. Poi sono passata da Kiko perché c'erano, non so se, oddio, non so se ci sono ancora, comunque le offerte sui mascara a 3,90. Cosa saggia, ovvia e giusta, ogni volta che ci sono si deve ordinare, si deve comprare. E io ho comprato il mascara top coat, quello allungante, che avevo già provato, io l'ho provato tutti e tre, e questa versione, quella allungante, è quella che preferisco, quindi sono ritornata a comprarla. E quella nella confezione sto inceppando, la confezione verde. Appena finisce il video, ritornerà nella mia routine truccherifera. Poi dovrebbe essere già scaduta tra virgolette la collezione Bloom Me Up della Essence. Comunque ho comprato le tip sono dei, oddio, come si chiamano? Punti ad effetto pizzo che si mettono sull'unghie e ti dà quell'effetto pizzo. L'ho pensato perché nel periodo maggio-giugno di solito ci sono feste, festicciole, matrimoni, eccetera. Probabilmente ne ho uno di un cugino del mio fidanzato e voglio farmi la manicure con queste tippe. Ho pensato tipo una manicure effetto manichino e il pizzo sulla punta. Dovrebbe essere simpatico. Magari, anche se la collezione è finita, gli faccio comunque la recensione se quando lo userò. Perché spesso e volentieri Essence nelle collezioni, non è la prima volta che esce con qualcosa del genere, e spesso e volentieri, dicevo, nelle collezioni primaverili esce con qualcosa del genere, sono sempre più o meno uguali. In un giornale che ha comprato mamma è uscito un campioncino della Nivea, Sensitive Crema Giorno, pelli sensibili, estratto di liquirizia, olio di semi di uva, sorry. SPF 15, idrata e riduce rossore, pelle che tira e secchezza, senza parabeni, profumo e alcol. Ok, ora
1, 2, 3, 4, 5 recensioni e ci togliamo la paura. Ora è caldo, sto andando tutta di corsa perché devo scendere fra un po' e quindi vado tutta di corsa. Allora, primo prodotto che vi devo recensire è della Rocher, è il solvente delicato senza acetone. L'ho usato due volte, l'altro ieri e oggi, per togliere uno smalto resistente ma non troppo che si era ormai incrostato perché ce l'avevo da una settimana. Anche se è senza acetone, mi ha tolto in modo molto facile e veloce lo smalto. Avevo base, due passate di colore e il top coat, quindi sono quattro passate. Me le ha levate facilmente, però come tutti come ti chiami, i solventi senza acetone, devi ribagnare più volte il cotoncino. A me è capitato per esempio che sono riuscita a fare tipo tre dita, poi ho dovuto ribagnare per continuare. E quindi per una mano ho bisogno di due volte di bagnare il cotoncino e ovviamente due volte per l'altra mano. Però non è male. Ho provato diversi solventi senza acetone e tutti gli altri ci devo ripassare diverse volte sull'unghia, ribagnarlo più volte e comunque andare a rovinare l'unghia. Perciò a volte preferisco comprarmi il solvente con acetone perché rimango meno tempo sull'unghia e la stresso di meno. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Ok, poi delle Ofitra Skin Color vi voglio parlare del definitore labbra trasparente, barriera invisibile, antisbavatura e antietà. La matita si presenta in modo molto elegante, nera. Eccola qua. Non si vede niente. Io la metto ovviamente al di fuori del contorno prima di applicare il rossetto lucido labbra che sia. E non mi ha sbavato né con i rossetti, tipo questi scuri ogni tanto tendono a sbavare, è naturale amministrazione, ma sia con i gloss, anche quelli più liquidosi, è una buona barriera. Io con matite come questo ho provato soltanto quella della Yves Rocher e questa è la mia seconda matita trasparente e probabilmente tra i due preferisco questa perché è più naturale, perché come dice pure dalla confezione. Vabbè, a parte dove sta? È testato sul nickel e materiali e metalli pesanti. Test microbiologici senza parabeni, profumo e glutine. L'altra non mi ricordo, però di solito la Hydroche non è che ha questo indice verdissimo, ma neanche schifosissimo. Ora a memoria non so, preferisco questa, anche perché se non sbaglio il quantitativo è superiore in questa matita che nell'altra, perché quella della Yves Rocher era da gelare, questa invece è da temperare, quindi è tutta la matita essere piena di prodotto. Non ci sono i grammi, prima non li mettevano i grammi. Beoninzo, vabbè, comunque mi è piaciuta. Il costo non mi ricordo, una decina di euro. Invece in offerta quella della Yves Rocher 5. Quindi comunque c'è pure da considerare il costo. Ancora un'altra matita per labbra, questa volta della Yves Rocher dei Color Nature. Nature, non lo so. Matita contorno labbra numero 5 nude beige. Allora, la matita è questa. Questo è il suo colore. È molto simile alle mie labbra, solo che ha una punta in più di beige. Io sono più sul rosa, però è molto simile. Allora, l'ho utilizzata ovviamente come delineatore di labbra e mi è piaciuto abbastanza. Sia come tra virgolette trattenitore di rossetto si è comportata discretamente, non mi ha fatto sbavare il rossetto e sia i gloss riesce a trattenere più
i rossetti che i gloss, però più o meno siamo lì. La uso ovviamente sempre e comunque come base per i miei rossetti, non, cerco di non mettere mai a contatto, a parte se non sono tipo un solo rossetto, lo metto a contatto con le labbra, ed è il rossetto della France Mondier biologico. Vabbè, comunque non è tanto per la questione di un rossetto biologico o meno, quanto perché quello mi dura tantissimo sulle labbra, si aggrappa bene, invece gli altri rossetti hanno bisogno comunque di una base, e io la base la creo sempre, anche se cioè, per esempio stasera ho un rossetto rosso sotto Shaclay, sempre. Ho forse un altro colore di matita che è un marroncino, e quindi lo uso con i rossetti marroncini, ma rossi, rosa, fucsia, ciclamino, tutti i colori lei, una matita color carne. Non mi piace usarle tipo contorno uguale rossetto, no, io ne uso una, ci faccio la base, ovviamente per testarle e fare l'accensione l'ho provata come delineatore, come base, tutto il resto. Quindi ricapitolando, delineatore, gloss, nì, rossetto, buona come base, perfetta. I rossetti mi durano, io questo l'ho messo che erano le 9:30, qualcosa del genere, sto parlando da una mezz'oretta, spero di riuscire a tagliare. Comunque arriverò a stasera, domani mattina alle 3, che il rossetto ovviamente non sarà più così, però la matita mi aiuta tanto a non lasciarlo scivolare e scappare via. Ancora i brochet, smalto gloss ultra. Allora, lo vedete rossiccio? Ah, perché si è aggrappato allo smalto rosso che vi ho mostrato prima, che è finito. L'ultima volta che l'ho utilizzato, strangata, si è tirato tutto quanto. Allora, diciamo che questa è la versione top coat della Yves Rocher, anche se non lo chiamano così, però diciamo che lui è il top coat della casa. Non so se si riesce a vedere, ma sono due piccoli pennellini che discendono dallo stesso tubicino. Il fatto che hanno questi due piccoli pennellini vicini lo fa assomigliare a quegli smalti che hanno il pennellino piatto con tante setole, tipo a lingua di gatto, quindi che prendono bene il prodotto, lo distribuiscono, si allargano, si sistemano da soli sull'unghia, e questo mi piace. Poi ha un'asciugatura super rapida, veramente lo metti ed è già asciutto. La prima volta che l'ho messo, io faccio tutta una mano, l'altra mano, e poi vado piano piano, con timore, a toccare la prima unghia fatta. Era già asciutta. Ho fatto, oh mio Dio, ho toccato la seconda. Oh my God. Oh, non lo so come si dice in francese. Comunque, erano già asciutte. Nel giro veramente di pochissime erano già asciutte. Complimentissimi. Poi, è lucidissimo. Si chiama Gloss, vabbè. Sto leggendo perché non è che mi ricordo benissimo. Perché non sempre uso i top coat sugli smalti. Per esempio, questa è la seconda settimana che metto uno smalto color carne e un matte sopra per fare proprio l'effetto mano non smaltata. Vabbè, l'unico pregio, come duratura dura, però l'unico pregio, essendo glossy, come tutti gli smalti glossy che si asciugano rapidamente, già ve lo dissi in un altro video, la mia unghia è molto mobile, quindi se io sopra ci vado a mettere uno smalto che è molto duro, lei sotto si muove e si fanno tutte quelle piccole ferite dello smalto, che sono smalto color carne, chiaro, non si vedono, però con un nero, un viola, eccetera, si nuotano, non sono molto molto carine. Però il prodotto mi è piaciuto. Ultimo prodotto che non è un prodotto è questo. Allora, non è molto capiente, non ha molte tasche, però credo che sia molto comodo, specialmente nelle borse molto piccole. Per esempio, la borsa che, scusate, metterò stasera, perfetta. Ovviamente perfetta anche nelle borse più grandi, mi piace tantissimo. Allora, prima di tutto, questa è la sua capienza. Ha due tasche interne, due esterne, e una con la cerniera qui
qui avanti, che di solito io ci metto beni di prima necessità, gomme da masticare, mentine e facendo l'ibilizia perché ho la pressione bassa ogni tanto, rischio lo svenimento, quindi so che le mie cose di sopravvivenza sono qua dentro, o medicine eccetera. Comodamente si chiude, quindi la puoi passare da una borsa all'altra senza problemi. Mi ha risolto l'esistenza, come ho scritto oggi nel messaggio in un commento al video di Lola, che pure ha mostrato la sua borsetta da organizzatrice di borsetta. Tarbiata mi ha salvato la vita col mio fidanzato, perché spesso e volentieri mi molla le chiavi della macchina, io nelle mie borse con tutte le signorine ci perdiamo le cose, diceva sempre mi perdi sempre le chiavi, mi perdi sempre le chiavi. Ora ha il suo spazio adibito per le chiavi della sua macchina e non mi rompe più le scatoline. Quindi ragazzi, se i propri fidanzati vi rompono le scatole, io questo me l'ha regalato nonna, però l'ha pagato 5 euro e della Euro Trade America. Però è un prodotto italiano, anche se fatto in Cina. In ogni caso su eBay se ne trovano di migliori e anche peggiori, più capienti, meno capienti, più costosi, meno costosi. Quindi vi conviene mettere su eBay nella descrizione, nella ricerca eccetera, organizzatore da borsa o qualcosa del genere, in inglese, e vi salvate l'esistenza. Io almeno dopo pensavo a fare questo prodotto tra virgolette, mi sento sollevata. Ok, dopo questa bella chiacchierata, sono rimasta anche senza voce, ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un bacio grosso 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 e in gamba. Ciao ragazze, ciao ragazzi.